sentiamo le parole. E Lezzi, che ne pensa? Beh, ascoltarlo, io ho letto diversi suoi libri e ci ritroviamo in tantissimo. Il professore ha nominato la Grecia, che è un caso singolare in Europa e che però dà veramente il quadro del concetto che ha espresso, quello che l'euro è diventato un fine. L'austerità ai danni della Grecia non viene portata avanti per salvare la Grecia, ma per rendere l'euro irreversibile. Questa è una distorsione inaccettabile. Guarda, in Grecia sta accadendo qualcosa che in un paese civile che fa parte della comunità europea, dell'Unione Europea, non dovrebbe accadere. Persino il tasso di mortalità infantile è aumentato di quasi il 50%. Sono numeri neanche da quarto mondo e si trova nel cuore dell'Europa. Tutto questo per salvaguardare l'euro. Marcello Sorgi. Colpisce, no, la lucidità di Stiglitz. Lui divide la parte politica dalla parte economica. Dice: l'Europa è importante, non mi piacciono neanche dei compagni di strada che ho incontrato, però non bisogna confonderla con l'unità della moneta. No, ma peraltro parla di cose di cui si è parlato tante volte in passato. Se ne parlò anche all'inizio, ce lo ricordiamo, no? L'idea dell'euro a due velocità, l'idea che ci fosse un primo gruppo di paesi che entrava nell'eurozona e un secondo gruppo che entrava in un secondo momento, chiaramente con una moneta con caratteristiche diverse. Questo mi ricordo benissimo, nel 97, nel 98 si parlava di questo, e peraltro, se non ricordo male, Prodi, che era allora il Presidente del Consiglio, era dell'idea di far entrare l'Italia in un secondo momento. Ci fu un vertice, mi pare, in Spagna, in cui, appreso che la Spagna voleva entrare, allora a quel punto l'Italia decise di entrare. Siamo rimasti noi e pochi altri. In più, non concordo con Stiglitz su un punto. Lui ha detto, se gli avessero chiesto, cioè se ci fosse stato una... Oggi ci sarebbe sicuro. Non si può fare il referendum sull'euro, lo sappiamo perché è proibito dalla Costituzione, però diciamo qualcosa di orientativo oggi ci sarebbe. Però ci fu anche allora, perché il governo dovette mettere un'eurotassa, sì, che era anche una tassa pesante. Diciamo che fu una delle rare volte in cui si mise una patrimoniale, a chiamarla col suo nome, sì, no? E ci si aspettavano delle rivoluzioni, no? Invece, incredibilmente, gli italiani pagarono l'eurotassa e la pagarono senza tante proteste. Io credo che oggi sarebbe il contrario, cioè oggi se il governo dicesse non l'eurotassa, ma dicesse ci vuole una patrimoniale per abbattere il debito pubblico, che una parte dei partiti, sì, di sinistra radicale lo dicono chiaramente, succederebbe un'idea di Dio. Insomma. Senta, Lezzi, questa è una parte interessante dell'intervista, quando lui dice, beh, se me lo chiedevate prima vi dicevo di non entrare, adesso ci siete, quindi dovete organizzare un'eventuale o una riforma dell'euro, o non è arrivato a parlare di uscire o non uscire. E voi avete detto più volte che fareste un referendum, no? Chiedereste un referendum. E alcuni commentatori dicono, beh, ma mentre uno aspetta il risultato del referendum, con il partito eventualmente di governo, i 5 Stelle, che lo ha indetto per uscire, l'Italia verrebbe già considerata fuori. E là ci sarebbero quelle conseguenze drammatiche di cui parlava Stiglitz. Però Giovanni, bisognerebbe cambiare la Costituzione. Bisognerebbe cambiarla, l'articolo però... L'articolo 75 della Costituzione impedisce di fare il referendum sull'euro. Però immagino che se Grillo dicesse... Un sondaggio dicesse, popolare si può facciamo fare. Facciamo un sondaggio popolare, poi avrebbe un effetto... Ricordiamoci già, per entrare nell'Unione Europea comunque ci fu una deroga alla Costituzione proprio per consentire un referendum consultivo. Si fece. Che comunque, poi se si fa, si fa, no? Ma anche se si vuole fare, sì, è l'ultimo dei problemi. Guardate, la nostra richiesta di referendum nasce da questo. A Stiglitz non fu chiesto, come lui stesso ha detto, se era opportuno o no entrare nell'euro, però lui ha anche avallato questa sua dichiarazione dicendo che già il tetto del rapporto deficit-PIL è basato su niente di scientifico di fatto, quindi già c'era un enorme errore allora. Sì. Un enorme errore allora. Allora, perché noi richiediamo il referendum? Perché è giusto anche che gli italiani si esprimano. Si esprimono a fronte però di un dibattito che dovrebbe essere quanto più sereno possibile e quanto più serio ed autorevole. Io in questi giorni ho visto che su diversi quotidiani finanziari è anche partito un dibattito di questo tipo, però peccato che tutti i commentatori non fanno altro che del terrorismo. Cosa accade? Le terribili conseguenze che ne verrebbero, e fanno il gioco poi di quella che è l'Unione Europea, perché noi non dobbiamo rimanere nell'Unione Europea o nell'euro perché siamo terrorizzati dall'uscita, ma perché
ci porta dei vantaggi, quei vantaggi che ci avevano promesso. Direttore, ma io trovo questo, che naturalmente un referendum dell'euro che si concludesse, per fare un esempio come quello sull'Italia, no? Quindi con una vittoria del no all'euro, significherebbe portare l'Italia fuori dall'Europa. Cioè è molto difficile interpretare un voto di quel genere come un no all'euro e non sì, un no all'Europa. Ma no alla moneta che cioè, comunque bisognerebbe farne un altro. A quel punto, sai, c'è una ragione per cui la Costituzione lo impedisce, perché se si comincia a fare referendum su tutto, poi nessun governo rimane in piedi, perché uno tira l'altro. Sì, cioè, basta poi pensare un referendum sulle tasse. Tutti, cosa porterà? Tutti gli argomenti a favore, Stiglitz non a caso ha parlato di riforma, perché tutti gli argomenti a favore dell'uscita non rispondono alla domanda, ma dopo che si fa la lira? Neanche Salvini, che è stato il primo a lanciare questa cosa, ci dice cosa facciamo dopo. La lira, l'inflazione a due cifre, cioè ce lo ricordiamo com'era. Allora, e lui ha detto ritornereste ai vostri tassi, le chiedo proprio una risposta spot, dopo cosa succederebbe? Dopo cosa succederebbe si potrebbero aprire diversi scenari. Io so una cosa, che dal 2019 noi dobbiamo sottostare al fiscal compact, al pareggio di bilancio, al perseguimento dell'obiettivo di medio termine. Io so che abbiamo il centro Italia in ginocchio, in mezzo alla strada, e non possiamo fare gli investimenti. Io so che siamo il fanalino di coda dell'Europa e non possiamo fare tutto quello che si dovrebbe fare per il nostro paese. Io so che siamo l'unico paese che non ha un reddito di cittadinanza e gli altri ce l'hanno. E allora, noi già nel 2014, con le europee, abbiamo tentato di portare un cambiamento radicale, gli eurobond, l'accostamento, mettiamoli da parte almeno, sospendiamoli per qualche anno del fiscal compact e di tutti questi trattati, e tutto si può ripensare. Barbara Lezzi.